Mario Parisi, e miglioramento della conservabilità del pomodoro del pieno del Vesuvio mediante l'applicazione di sostanze naturali. L'applicazione di prodotti naturali di origine vegetale, microbica o animale per la preservazione dei prodotti orticoli o frutticoli in post raccolta rappresenta una sfida molto importante e un argomento di ricerca di particolare rilievo. Attualmente il pomodoro sono state testate diverse sostanze da utilizzare in raccolta per la riduzione del post-harvest dei cai e della riduzione dei marciumi in post raccolta nel pomodoro. Tuttavia queste ricerche sono state sempre effettuate su prodotti su pomodori con ridotta shelf life, mentre nessuna indicazione si arriva finora per quanto riguarda i pomodori di a lunga conservazione, cosiddetti pomodori da serbo, tra cui il più famoso è il pomodorino del Pienolo del Vesuvio, che è una doppia. Dunque, in questa ricerca abbiamo voluto testare tre sostanze per prodotti commerciali, quindi disponibili in commercio, che sono un prodotto a base di propoli, un altro a base di chitosano, un altro a base di olio essenziale di timo, distribuiti in pre-raccolta sulle piante, e li abbiamo valutato efficacia in post-raccolta per quanto riguarda appunto la riduzione del post-harvest dei cai, quindi l'ammollimento delle bacche e l'incidenza dei marciumi dovuti a funghi e batteri che sono consecutivi al decadimento fisiologico delle bacche. Dopo la raccolta, il prodotto, il pomodoro e il pieno del Vesuvio, è stato valutato 40, 80 e 120 giorni dal raccolto ed è stata valutata appunto l'incidenza del decadimento fisiologico, l'incidenza di marciumi e soprattutto il contenuto di sostanze importanti per quanto riguarda il flavor del pomodorino. Cioè abbiamo voluto vedere a diversi step, time point, come si conservava dal punto di vista organolettico il pomodorino. Quindi sono stati valutati gli zuccheri, gli acidi organici, le sostanze volatili che impattano sul flavor del pomodorino, insieme chiaramente a sostanze antiossidanti, tra cui i carotenoidi e i flavonoidi. Ebbene, per quanto riguarda i risultati della ricerca, abbiamo visto che il chitosano soprattutto diminuisce il post-harvest decay, il ammollimento della bacca e conserva molto bene il contenuto di antiossidanti rispetto al momento zero, cioè al momento della raccolta. Interessante anche la funzione della propoli nel mantenimento delle sostanze volatili responsabili del flavor del pomodoro, così come anche il timo nella riduzione dei marciumi fungini fino a 120 giorni, così come del contenimento della perdita di sostanze importanti quali acidi e zuccheri rispetto al punto zero, cioè al momento della raccolta, ovvero nel corso di 120 giorni il pomodorino ha conservato buone caratteristiche.